Ciao, sono Eugenio Incompreso. Pure io osservo l'ospite sulla Suburbana TV. Siamo con Vittorio Zucconi, grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, appena uscito con il suo nuovo libro Il Caratteraccio, come non, tra parentesi, si diventa italiani, della Mondadori. Il primo libro sull'Italia, sull'italianità. Appunto, appena preso il titolo di grande ufficiale al merito della Repubblica, mi sono messo a parlare male dell'Italia, no, sto scherzando. È un primo libro sull'Italia scritto da uno che è stato costretto, dopo tanti anni all'estero, a scendere a patti con la propria storia, con la propria nazionalità e la propria cultura di fronte a studenti americani. Quindi ho spiegato a loro, ma in realtà a me stesso, perché siamo quello che siamo o perché non siamo quello che crediamo di essere. Direttore di Radio Capital, direttore del sito della Repubblica, repubblica.it, ma soprattutto è un genio, perché a lui potete chiedere tutto quello che volete, perché c'è la rubrica Zucconi risponde. Io volevo chiedere una cosa. Tempo fa abbiamo realizzato un servizio intervistando le persone in strada, chiedendo se potesse piacere uno scambio Silvio Berlusconi Barack Obama, e una delle varie persone mi ha risposto: Berlusconi serve all'Italia quanto Obama serve in America. Io credo che ora Silvio Berlusconi serve in Italia come ora Obama serva in America. Cosa ne pensa lei? Ma penso che Berlusconi sta lentamente trasformandosi in un Barack Obama. Se continua a spalmarsi ancora cipria e colore sulla faccia, ormai i coloriti sono molto simili, perché Obama è abbastanza pallido per essere uno di origine africana e Berlusconi ha assunto ormai un colore che non ha più nulla di umano. Voi lo vedete in televisione, se lo vedeste dal vero capireste. No, io credo che siano due cose lievemente diverse Berlusconi e Obama, per una ragione fondamentale, che Obama ha già ammesso un paio di volte di essersi sbagliato, dall'altra parte non mi risulta che sia mai accaduto. Silvio sta attuando molto bene in Italia. Berlusconi è un criminale legalizzato in un certo senso. Barack Obama è un politico, Berlusconi è un imprenditore. Barack Obama vuole governare l'America, invece Berlusconi vuole trattare l'Italia come un'azienda. Berlusconi è un minchione. Sempre un servizio che abbiamo realizzato tempo fa, alle persone in strada abbiamo chiesto cos'è una velina e il 90% delle risposte è stata una ragazza che balla in TV. Una volta si citava il Minkul Pop, come mai c'è questa differenza oggi? Sì, la velina era quella dell'agenzia Stefani, appunto del Minkul Pop, che era le sigle, diciamolo per i meno giovani, Ministero della Cultura Popolare. Mandavano in giro queste cose sulla carta velina, più di domani i giornali devono scrivere le seguenti cose. Beh, adesso però ci stiamo avvicinando, perché ci sono le veline un po' più corpose ma hanno lo stesso effetto, nascondere notizie. E c'è soprattutto alla RAI, al TG1, quello che io ho definito in un mio blog il Minkul Pop, che è il Minkul Pop fatto da Minzolino. Lei è stato inviato dall'estero per varie testate, dalla Russia, dal Giappone, soprattutto dall'America, dove ormai vive da molti anni. Esiste un paese in cui c'è una libertà di stampa? Esistono paesi in cui ci sono giornalisti che questa libertà se la conquistano, la esercitano, ne hanno cura, perché è un animaletto molto piccolo, molto freddoloso e molto prezioso. Liberi siamo anche qui, stiamo parlando, qui diciamo quello che vogliamo. Io non ho paura dei governanti, ho paura dei giornalisti, che sono pronti a vendersela in cambio molto spesso, ma magari un piatto di lenticchie, due o tre salatini. Chi volesse intraprendere il mestiere del giornalista, dell'inviato dall'estero nello specifico, può consigliare qualcosa? Sì, per esempio di fare altri mestieri, lo spacciatore di droga, la prostituta. Più remunerativi. Ecco, no, soprattutto molto spesso anche di maggiore soddisfazione. No, io non ho consigli da dare, perché i consigli li danno di solito i falliti. Ho semplicemente una cosa da dire: se lo volete fare, lo farete, perché è una malattia dalla quale non si guarisce. Non si muore, ma non si guarisce. Ha una condizione, che sappiate che se siete molto molto fortunati riuscirete appena appena a sopravvivere e a campare, ma non è un mestiere nel quale si diventi ricchi.
se lo vuoi fare sul serio. Se vuoi farlo non sul serio, allora puoi diventare anche molto ricco. Allora ricordiamo il libro appena pubblicato dalla Mondadori, Il caratteraccio, di Vittorio Zucconi. Io ho un buonissimo carattere, sia chiaro. Anche io Vittorio Zucconi guardo, da quando ci vado io in onda, la Suburbana TV.